if I am crazy. Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui, io sono Dani e oggi siamo qui su Train Fever. Allora, avevo detto che nello scorso episodio avevamo fatto sta linea qua, da qui a lì. Perfetto. Vediamo se qua funziona. Beh dai, funziona bene, adesso vediamo un attimo come va la produzione, ma dovrebbe in teoria aumentare sempre di più adesso. Bene, bene. Ok. Adesso vediamo questa città qua. Allora, riceve fornitura merci 2 su 40 solo. Questo non è una cosa buona, eh. Vabbè, dovrebbe ricevere un po' di più comunque. Pian piano riceverà sempre di più. Magari aggiungiamo un po' di mezzi, dai. Aggiungiamo un po' di questi nuovi che ci sono arrivati in beni. Su merci 2 sono i più efficienti, anzi direi di cambiarli anche con tutti. Direi di cambiare così, mettere a un 100% in automatico, impostiamo il veicolo, questo qui, beni, e cura questo qui direi. Allora, dato che ci siamo, benissimo. Allora, qui siamo un po' in perdita qua. Vabbè, sì, è normale perché non tutto viene sfruttato. I treni passeggeri vanno a bomba, vanno benissimo i treni passeggeri. Però c'è anche qua, ad esempio, l'autobus che non va bene. Perché? Che succede qua? Oh yeah. Allora, l'autobus qua. Abbiamo sbloccato l'autobus. Bene, bene, bene. Allora, qua come va? Come fanno i tram? Vanno bene, vanno bene. Qui gli autobus. Ecco, qui direi che magari. Quante linee abbiamo di autobus qui? Se ce ne sono tante. Due. Ok. Che qui infatti è un po' piena di gente, si vede che ci sono due persone, qua ci sono un bel po' di persone che aspettano. Io direi di sostituire col treno nuovo, quella sì, col treno nuovo, con l'autobus nuovo. Il Mac. Perfetto. E questo qui. Questo è qua. Facciamo tornare al deposito. Anzi no, facciamo che. Qua. Ok, magari poi potrebbe diminuire il costo. Se girano alcuni vuoti, tipo questo qua. Per arrivare così almeno a riuscire a coprire i costi. Vabbè, non si fa, non si fa. Magari la allunghiamo un po', così copre più zone, magari così la usano. Ecco qua. Magari facendo così copre più zone e quindi funziona meglio. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tac. Poi di nuovo di qua, di nuovo qua e di nuovo qua. E poi va dritta. Perfetto, ora dove forse funziona meglio, ora verrà utilizzata di più. Comunque qui c'è il treno che ha bisogno un po' di. Vedo che qui un po' il treno c'è molta attesa, eh.
Il treno qui è pieno? Eh sì, qui è abbastanza pieno. Direi che possiamo sostituirlo. Quanto è lunga questa stazione qua? Questa stazione qui è lunga 240 metri, 320, 240. Questa linea qui funziona, qui a qui, no? Ok, allora lo sostituiamo con questa locomotiva qui. No, questa locomotiva qui va bene sempre. E invece di mettere... Ok, mettiamo invece 6 vagoni sì qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne aggiungiamo uno in più, dai. Perfetto. Perfetto. Qui il bus invece funziona bene? Sì, allora possiamo anche mettere, sostituirlo con questo qua. Benissimo. Ok. Allora. Qua. Cosa aspetta tutta gente? Qua, il treno Arista Sozza, cioè questo qui che è molto pieno di gente, esatto. Questo qui invece non è pieno. Ok. Poi qui c'è un bel po' di gente che aspetta, no? Eh già, quindi mettiamo che sostituiamo con il Mac. Bene. Tanto vediamo che tanto si sta sviluppando sempre più la popolazione. E ragazzi, siamo nel 1902, perfetto, siamo già nel nuovo millennio, sì, nuovo millennio, nel nuovo un nuovo secolo, ecco. E là là, che code infiniti, mamma mia, quanta gente. Allora, direi che aggiungiamo un treno nuovo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eccolo qua. Perfetto. E qua intanto come va con nuovi auto? Ci sono o no? Ancora no. Era... Aspettiamo che arrivino i nuovi autobus così non c'è meno attese. Qui invece, anche qua, possiamo sostituirlo con un nuovo autobus. Perfetto. Qui i tram invece sono sempre bene con il loro modello. Non ci sono nuovi modelli di tram, infatti. Sì, ce n'è. Questo qua, tram alle. Com'è meglio? Sì, quindi lo sostituiamo. E andiamo anche a vedere se magari c'è la funzione per mettere l'elettricità. E sì, ragazzi, possiamo mettere l'elettricità adesso. Io quindi opterei per investire sull'elettricità dei tram. Perfetto. Tutto il percorso deve essere elettrico. Elettrificato. Di qua, di qua. Perfetto. Qui invece no.
E allora facciamo così noi. Dato che siamo perfezionisti, facciamo così. E mettiamo la linea elettrica. Perfetto. Eppure qua, dato che siamo perfezionisti, facciamo pure qui questo. Veicolo staccato il massaggio, bene. E anche qua mettiamo la linea elettrica, perfetto. Quindi vedete, tutta la linea elettrica per i tram l'abbiamo installata in città. Perché avendo sostituito il tram, adesso per poco avrà bisogno della linea elettrica, quindi. Ecco, in realtà pure il deposito bisognerebbe sostituire. Perché anche il deposito deve avere la linea elettrica. Ecco qua, perfetto. Vedete, qui sono i vecchi modelli che sono a vapore. I nuovi modelli sono elettrici, quindi. Bene, bene, bene. Perfetto. Qui gli autobus, allora, vediamo un attimo, controlliamo di nuovo gli autobus qua. Qui c'è questo problema solito di questi autobus, queste due linee qua, che non funzionano bene. Si verrà pian piano diminuiranno sempre di più. Qua, sozza. E poi tutto sto merci qui, ecco, anche Pietro 1, bus numero 1. E le merci, vabbè, vabbè. Vabbè, siamo sotto un po' di soldi perché abbiamo fatto nuovi investimenti, ecco. Vedete, infatti stiamo recuperando. Questa fa parte della nuova linea? No. I treni continuano ad essere pieni, eh. Perfetto. E quindi direi che per stavolta comunque abbiamo rinnovato tutta la flotta. Qua c'è una caterva di macchine, di qua, di pieni di roba. Però qui la merce non esce, non ne esce tanta. Non ne esce tanta qua di merce. E vabbè. Qua la traduzione a me entra, viene poi, bisogna chiedergli un ginocchio. E vabbè, niente. Allora io vi ringrazio ancora per aver guardato questo video. Qui in realtà c'è sempre tantissima gente, vabbè, ma comunque appena di oltre si libera bene o male. Io ancora vi ringrazio per aver guardato questo video. Ci vediamo. Ricordo che vi lasciare un bel like. Qui si è rinnovato un po' di città, però vabbè. Vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivervi al canale, condividere questo video più che potete. E noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!